La partita con Martinsicuro, diciamo, è stata la prima partita di campionato. Si è visto perché a tratti, secondo me, abbiamo fatto una buonissima partita. Paghiamo un pochettino ancora degli errori, che ci portavamo di dietro dall'anno scorso, legati alla gestione della partita. Perché dopo i primi 20 minuti abbiamo preso, diciamo, possesso di tutta la partita, abbiamo fatto veramente credo una buonissima gara, e poi l'abbiamo raggiunti quando a un certo punto pensavamo di averla persa completamente, e nel momento in cui pensavamo di averla quasi tra le mani, abbiamo preso questo gol che purtroppo ci ha condannato. Però è stata una buona prestazione, a parte il gol che ho realizzato, abbiamo fatto delle buone trame, pure il secondo gol mi è sembrata veramente una buonissima azione. Credo che domenica dobbiamo dare il 110% per riuscire a fare i primi punti della stagione. La partita contro il Pineto, sarà la terza partita in cui affrontiamo questa squadra. Questo squadrone è attrezzatissimo per vincere il campionato. È ovvio, servirà l'acquestapone migliore che ci può stare. Insomma, dobbiamo essere veramente 11 leoni e anche qualcuno in più, se possiamo, perché per cercare questi primi punti, contro una squadra così blasonata ci serve veramente la coesione di tutti. Sia dei primi 11 e anche di quelli che poi entreranno a far parte dopo della partita. Dovremmo sfruttare, secondo me, il fatto che loro non sono forse ancora ben collaudati, e l'abbiamo visto in Coppa Italia, anche se abbiamo perso tutte e due le partite, ma senza mai demeritare. Credo che pure a livello fisico stiamo migliorando. E ce la giocheremo sicuramente. Lunedì ci sarà l'urna con gli allievi regionali per vedere contro chi affronteremo la prima gara, ma a prescindere da chi affronteremo, per noi sarà comunque un anno sicuramente positivo, che servirà per far crescere i ragazzi. È ovvio, se ci potesse capitare la squadra più debole del torneo, saremmo forse avvantaggiati da questa cosa, ma nel calcio purtroppo non si sa mai, e quindi chiunque viene, tanto la dobbiamo affrontare. Nella prima parte saranno 15 partite e vediamo dove riusciamo ad arrivare. Se poi riusciremo a toglierci dei sassolini e arrivare fra i primi 5, bene, altrimenti, come abbiamo sempre fatto, lotteremo per non retrocedere, e lotteremo fino alla fine.